Artisti uniti per il Salento oggi, fa piacere vederci qui riuniti per far capire insomma che non siamo ignari a certe cose, a certi giochi di potere che fanno questi potenti. Già ci troviamo in un imbuto tra Cerano e l'Ilva, mo ne piazzano pure insomma sto gasdotto qua a San Foca. Te dico uno, tu sale tu non vuole la tappa, e salta su lì, e manco a oggi a tu e allora no. Lo sale tu non vuole la tappa, e poi ne vai, e poi ne dai. Noi come artisti pensiamo che forse le risorse più importanti di questo territorio sono appunto rappresentate dalla cultura, dal paesaggio naturalmente, dalle nostre ricchezze storiche. C'è un po' di disattenzione e forse anche un po' poca presa di coscienza sull'importanza di riuscire a valorizzare il territorio invece che deprimerlo, come per noi può rappresentare la costruzione di un gasdotto proprio a San Foca. Sono venuti con i soldi dalla Svizzera, da una multinazionale straniera, a dire: io vi sponsorizzo il santo, vi sponsorizzo la festa, vi sponsorizzo la sagra, perché ho bisogno del vostro consenso per fare il mio progetto, i miei affari. Ebbene, io sono rimasto colpito favorevolmente, sono rimasto commosso dalla reazione che il Salento ha avuto rispetto a queste proposte indecenti e oscene. Abbiamo bisogno di far sentire la voce di questa terra a Roma, dove qualcuno deve decidere il nostro destino. Serve che ognuno di noi, ognuno di voi, adesso faccia sentire il dissenso rispetto a questo progetto. Siamo padroni di casa e da padroni di casa pretendiamo che venga chiesto a noi, appunto salentini, cosa vogliamo fare della nostra terra. E noi di Brindisi abbiamo un'esperienza di 50 anni prima rispetto a quello che è San Foca. Brindisi 50 anni fa era un posto bellissimo, un porto turistico meraviglioso, una spiaggia, Santa Apollinare, meravigliosa. Negli anni 60 è stata colonizzata dalle grosse industrie. Il risultato oggi è sotto l'occhio di tutti. L'appello è a resistere e a lottare affinché non si inizi questo percorso. Qui anche il menù è no tap. Sono dei piatti di protesta veri e propri. E vedo che è ben apprezzata e richiestissima anche dai turisti che stanno dalla nostra parte, diciamo così.